Anche perché io faccio presente che io natural, ma di brutto. Lui, cioè, cosa volete? Con questi muscolotti, come minimo si bomba, no? Bella raga, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Siamo qui in FitActive, dove lavoro. Infatti, come potete vedere dalla tuta, siamo in patria. Oggi facciamo un contenuto che non ho mai fatto sul mio canale. Non mi allenerò io. E voi direte, allora che cosa siamo qua a fare? Non mi allenerò io, ma allenerò qualcuno. Però, come lo scorso video che ho allenato un ragazzo, questa volta non è un ragazzo molto giovane. Eppure, dentro, è molto più giovane di tanti ragazzi di 20 anni. Di chi stiamo parlando? Di qualcuno che si sta scaldando l'iPhone. No. Mio papà Sante. Ecco. Allora, lui è mio papà. Mio papà. Mio papà, però nessuno lo sa questo, che lui è mio papà. Dici un po' chi sei. Sono Sante, è il nome Sante. Ok. Con la E finale. Sono un collega di Dennis, sì. Non si direbbe, però io, al contrario suo, faccio corsi fitness. Yes, infatti solo siamo corsi. Conosciuti qua quando siamo facevi i corsi qua. Lui all'inizio non mi filava. Mi ha detto, guarda Dennis, sono ormai, quanti anni abbiamo Sante? Diciamo? Tanti, 56. 56 anni. Sono 50 anni che non ho mai fatto bodybuilding alla fine, non ho mai fatto bodybuilding. Voglio provare a fare seriamente palestra e vedere cosa succede. È andata molto bene. Primo periodo si è tirato molto, aveva una percentuale di grasso abbastanza alta, l'abbiamo tirata giù, il fisico parla solo che bene, più andiamo avanti più questo ragazzone qua fa ancora sembra, corsi, sembra che si dopa, no, tutti i giorni fai corsi e adesso mentre ci alleniamo poi spieghiamo un po' che tipo di corsi, se ti dà problemi allenarti coi piedi, sì, facendo il corsista, perché comunque chi non lo sa, fare il corsista comunque richiede, sì, un bel po' di impegno fisico. Oggi andremo a fare un richiamino di petto che l'abbiamo fatto lunedì, okay, un esercizio di spalle laterali e poi dorsale, quindi partiremo qui con le croce. State connessi a questo video perché poi andrete a vedere il 56enne più grosso e tirato d'Italia. Partiamo con croci al cavo alto fatte in questo modo, quindi non in avanti ma proprio sotto alla struttura, e Sante andrà a cercare la contrazione del petto basso, come direbbero tanti studiosi di liceo artistico. Ah, ecco un'altra cosa, Sante non si sente un ventenne, quindi la maggior parte delle volte mette un peso anche troppo basso e io devo romperli i coglioni e dirgli di alzare i pesi. Quanto siamo Sante? Con le due. Ne abbiamo due, ne avremmo altre 10. Va bene così. Adesso andiamo a aumentare i pesi. Cerca di andare verso il pavimento e non andare. Non andare in avanti. Vai sotto il tuo corpo. 12 rep. Strappa il petto quando arrivi qua. Strappalo forte dentro di te. Yes. Prova a portare i palmi al pavimento. Sì? I palmi al pavimento. Forte. Buono. 12 rep. È leggero. Yes. Stop, hai visto? Considerate che lui non sa contare, sì, se faccio sempre 14 o 15. Queste pause uno dice, ma scusa, quando due si allenano così, no? Personal e allievo. Allievo. Ma di cosa parlano quando ci sono le pause? Ma lo posso dire? Sì. Sei sicuro? Sì. Io gli chiedo sempre come è andato il weekend, se ha conosciuto ragazze nuove, come va con la ragazza, con la ragazza. E lui pensa solo ad allenarsi e basta. Fammi una negativa di 2 secondi minimo. Quando arrivi qua? 1, 2, forte. 1, 2, forte. 23 kg per parte. Forte. Yes. Boom. Più ti avvicini alla fine, più fallo lento. Fallo lento. Più ti avvicini alla fine, lento. Yes. E siamo ancora freschi. Due roselline. Adesso andiamo a mettere 2.3 in più. Non aumentiamo di troppo, sennò facciamo di merda. Se no moriamo. Ma quindi, cioè, 56 anni e non hai mai fatto bodybuilding. Perché in 56 anni della tua vita non hai mai voluto fare bodybuilding? Non ho mai fatto bodybuilding come lo intende Dennis, o ferro, come lo volete chiamare. Ogni tanto iniziavo a fare un po' di pesi, poi come sempre dopo un mesetto mi scazzavo perché mi annoiavo e allora lasciavo. Quindi era più una cosa noiosa. È una cosa noiosa. Poi ho visto lui qui, ho detto, ma magari potrebbe essere quello che mi dà la carica. Allora ho deciso di farmi seguire da ferro. Fatelo anche voi. 8 colpi, visto che facciamo solo 2, facciamo un response finale. Andiamo a scaricare di poco il peso, tutte quelle che hai. E io a questo punto dico sì, perché tanto... Lento, che sono solo 8, poi ti vado a scalare il peso. Fino al pavimento. Devi comandare te. Forte. Buono. Piano. Forte. Leggero cedimento. 8. Sì. Stop, giù. Adesso voglio che mi fai tutte quelle che hai, contiamo 10 secondi, tutte quelle che hai. Lungo. Bravo. Lungo.
Lungo. Siamo quasi alla fine. Ultima, ultima, ultima. 10 secondi. 3, 2, 1. Max rep, max rep, max rep. 1, 2, 3, 4. Yes. 5. Yes. Lento. 6. Cedimento, cedimento, cedimento. Bravo, 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 bravo. Lotta, 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 lotta. Stop. Allora, male che vada, non pubblica. Tutto va. No, tutto real qua. O lo testiamo una volta e poi proviamo a salire. Ovvio che non andiamo a 40, però 8/6. Ah, proviamo a fare 8/6. Vabbè, ce l'avevamo persa un attimino. Spinte manubri su panca piana adesso. Sì. Era abituato a farne 15. Adesso dobbiamo farne 8/6. Cosa... sono polsini, ma li metto solo per outfit. Ah, 26 kg saranno molto, molto lisci, molto lisci. È di casa, è di casa. Questo peso è di casa, Santi. È di casa, è di casa. Bam. 1. 2. Adesso lo sentirei molto più pesante. Poi dopo inizio a sentire i pesi più leggeri. Fermati a 8, mi raccomando, 8. Ok, 30 kg li abbiamo già fatti. A tutte quelle persone che a 50 anni 6 56 scusa 56 non penserebbero mai di fare questo peso. Comunque sono 60 kg. Siamo sante! Considerate che mia moglie ne pesa 48. 1, 2, 3, 3, 3, buono, 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 buono. 4, 4, 4, 5, non frenarlo, non frenarlo che sono io. Buono, buono, buono. Le mie mani sono di lato, le mie mani sono di lato. Non ti do, non ti do, non ti do. Dai, 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 dai. 8 rep, 8 rep, recepite benissimo. Li avevi fatti con molta più sicurezza quando li facevamo 8/6. Adesso che non tocchi il 30 da un attimino, le sento un po' più pesante, però, ma pensavo peggio. Molto bene. Però li ho fatti da solo. Sulla piattaforma YouTubica, quando uno si mette dietro, ma l'hai aiutato. Raga, io non aiuto mai. La seconda serie, dobbiamo farne tra le 6 e le 8, anche se ti fermi a 7 non mi importa. Solo mano di lato, andiamo. Alla. 2. 3. 4. Anche se vedi che non ce la stai facendo, lasciatelo andare giù. Bene, straccia bene il petto, che tanto al massimo ti aiuto io, Ancora da solo, mani sono di lato. Via, 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 via. Ultima. Ultima, giù tutto, via, via. Dai, dai, da solo. Bella. 8 rep hai fatto? 8. Sentivi le mie palle in testa? Un po' sì. Ti faccio una domanda un po' scomoda, visto che non te le faccio mai. Ma se tu facessi un lavoro diverso da quello che fai, ce la faresti? Secondo te? Sì. Allora, adesso l'ansia, perché vuole che rispondo di sì o vuole che rispondo di no? No, no, tu perché devi perché non l'abbiamo preparata. No, vi rispondo. Sì. Sì, ce la fai tranquillamente, sia che fai questo lavoro, il lavoro che faccio io, che fai altri lavori, perché è uno stile di vita sostenibile. Lavoro, così, ma è tanto un fattore testa, cioè, tu ce la fai tanto anche, esatto, perché di testa sei uno. Oh, bro, scusa, ci siamo spostati al cavo per fare le alzate laterali, non possiamo farle incrociate, perché c'è un'altra ragazza che si sta allenando, le facciamo singole, un richiamino, spalla laterale, e poi passiamo al dorso. Boom. Cerchi di stare dritto col busto, come se il tuo petto ti sembra guardare Nico. E poi vai. E tiro. Yes. Spegnati più col gomito che col polso. Yes. Più col gomito che col polso. E fermo su un secondo e frena, 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 frena. Forte, forte. Buono. 8/10, 8/10. E fermo su un secondo. Non so cosa devo fare. Ti copro io, ti copro io. Adesso, okay, in questo momento ho due microfoni. E sta per arrivare la magia. La magia di una persona a cui io voglio molto bene. Si scoprì che era un obeso. La si tolta. Santeria. Oh, devi fare la seconda serie. Oh.
peso per fare questo. Gomitata, forte gomitata. Ma e qua. Non c'è la volta niente, non c'è la volta niente. Oh, vai, giù. Sì, prima stavamo dicendo una cosa molto importante. Lo stile di vita. Abbiamo iniziato il discorso come comunque una persona che ti dice cazzo, ma se fai un altro lavoro, te mi hai detto comunque che ce la faresti. Sì. E anche per l'alimentazione, boom, all'inizio mi diceva sempre che comunque c'erano sempre degli sgarri nelle giornate, che sia magari il, cos'è che erano, mi dicevi? Il cornetto a mezzanotte. E poi come hai fatto comunque quando sei dimagrito tanto, che adesso stai già mangiando di più, se dobbiamo dire. Adesso lui sta mangiando di più di prima, però hai fatto un periodo perché a mangiare poco. Come fai se sei sempre stato abituato per anni a mangiare il cornetto la sera, a mangiare, come fai da un giorno all'altro a dire ma facciamolo? Come fai? No, seriamente, dillo, perché la gente lo deve sapere. Impegno, fai seguire da un nutrizionista, ti dà tutti i consigli del caso, un po' di cosa di volerlo un po' di cazzimba, adesso... come direbbe De. Ero convinto che volevo trasformarmi in vista e mi sono messo l'impegno. Basta, stop. Dopo questa confessione dei segreti per migliorare fisicamente, passiamo al dorsale. Useremo queste prese, ottime per il gran dorsale, non per l'upper back. Andremo a fare lat machine presa neutra e poi pulley con questa presa qua in superset con un pull down. Dai, portalo in avanti qua. Yes. 3 secondi lì, tira forte. 3 secondi qua. 1 2 3. Esplosivo. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Quanti sei? 8. Allora, una domanda al regista. Sì. Ma saremo candidati all'Oscar con miglior cortometraggio? Ovvio. 3 pesanti, poi passiamo di là. Acqua e insaporitore. No, è quell'H2O che ti ho dato io di Prozis. Prozis, i tuoi prodotti per una giusta integrazione. Mamma mia santa. Codice sconto ferro. Giù. 1 2 1. Ce la fai col peso? Ce la fai col peso? Sì. Tanto non ti puoi dire di no, che uno, peggio te lo aumenta. Tieni i gomiti stretti, però va che c'è i gomiti là. Guarda, tieni i gomiti stretti e tira. 1 2 3 e molla. Vai. 1 2 3. Via. Giù con le spalle. Giù con le spalle. Giù. Buono. 8. C'è da dire che poi lui ti dice tutte queste cose e non sai cosa fare per primo. Però va bene. Da boomer per i boomer. Se lo volete, ci riuscite. Volete cambiare il vostro fisico? Avete la panzetta? Avete la cosa? Guarda, questo. Avete le tettine da cinquantenne, che bruttissime. Se vi impegnate, vi risistemate. E sapete chi vi può aiutare in questo? Nick, il regista. Con Photoshop. Poi scaliamo leggermente il peso, come nelle croce. 3, ti aiuto io a spremere. E spremi. Non perdere tensione. Basta le scapole. Buono. Continuiamo. E fermo là, da solo. 1, senza fermi. 1, 2. Forte. Accelera quel passo, accelera. Dai. Non citare. Bravo. Ok, stop. Dai, cambiamo presa, cambiamo esercizio, cambiamo zona. Sbilanciato leggermente in avanti, poi arriva il peso e petto in fuori, mento alto che aiuta la colonna a stare più dritta, vai. Bam. Bello. E cerca di stare qua, come con l'altra. Vieni, fermo un secondo. E molli piano. Forte. E fermo un secondo. Vai, fermo un secondo. Bello. 8. Sì. Ok, pull down. 3, 4, 5. Buono. Allunga piano, stretch. Via. Allunga su tutto. 8. Perché lui non... Ma perché sai perché? Perché voglio che vai a cedimento. Ecco, una cosa che Sante fa fatica a fare è andare a cedimento. Accede. Ma sai che non te l'ho mai chiesto? Vai piano che sennò Nix cade.
Non te l'ho mai chiesto. Ma la volta, quando è iniziato il percorso, la volta in cui proprio... Ma seriamente però, Sì. Seriamente. Che ti sei fermato, anche da solo magari, e hai detto, cazzo, mo mi piace. Cosa hai provato? No, seriamente. Perché io comunque quando mi vedo tirato, che faccio la dieta bene, cazzo dico... Io sono stato subito contento il primo mese. Perché mi sono visto... Mi sono impegnato... E in un mese mi ero già risistemato a livello di grassi. Ok, e quindi già e quindi lì mi ero asciugato. Asciugandoti automaticamente iniziano a vedersi un po' i muscoletti. E quindi lì... Poi, adesso, poco alla volta, stiamo iniziando a ispessire. Ispessire e guadagnare massa muscolare. E massa muscolare, ovviamente alla mia età faccio un po' più fatica. È ovvio. Ma ce la famo. Ci crediamo ed è proprio questo lo spirito che dovete avere tutti quanti, sia che c'hai 20 anni, che ne hai 50, ne hai 30, non ce ne può fregar di meno. Anche perché spirito santeria. Spirito. Da oggi lo spirito santeria deve essere lo spirito che vi porta positività, allenamento, dieta nella vostra vita. Anche altro perché di... io faccio presente che io natural, ma di brutto, lui cioè cosa volete? Con questi muscolotti come minimo si bomba, no?